Salve, oggi vedremo le cose un po' precedenti alla battaglia dell'ultimo faraone, ovvero l'ultimo faraone. Vedremo un po' cosa c'è da fare prima. Sono missioni abbastanza semplici. Sarà il penultimo, terzultimo video su Assassin's Creed, per quanto riguarda la milizia e i faraoni. Poi vedremo le missioni secondarie più in là, più avanti. Se vi piace il video mettete mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, condividete con gli amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao! Show you off in Lambos out on Collins. I'll be Allora, eccoci tornati su Assassin's Creed Origins. Oggi andremo a fare un'altra missione riguardante la maledizione dei faraoni. Direi di fare con la più vicina L'Eterno Riposo, che mi piace anche come titolo, la verità. Allora, 400 metri. Prendiamo la nostra cavalcatura della Madonna. Sequestrano disponibile, giustamente. Il mio obiettivo, non c'è mai la strada disponibile, la bagassa sua. Cavalca, Bayek, cavalca. Ah, ok, sempre quindi nella Valle dei Re. Ah, proprio in una tomba. Molto pieno. Restituisci al mercante l'anello di suo padre. Cazzo, ne so. L'anello di tuo padre. Allora, tomba della regina Nefertiti. Non so, qua dietro c'è qualcosa di utile. Ma qua si scende. Devo andare su. Devi andare su, su, su. Ok, entriamo nel mondo dell'aldilà. Molto bene. Hai ucciso degli innocenti o dei deboli? Hai Sei ucciso per tuo zitto. conto? L'hai fatto per vendetta, per ira profonda. Hai terrorizzato il cuore degli innocenti. Devi stare zitto, devi stare. Allora. Ok. Eccoci qua, nel campo dei giunchi. Allora, andiamo da sto mercante. Le prede al tesoro. Ottimo. Anche io voglio depredare il tesoro. Allora, una là. E una qua. Quindi andiamo a parlare con questo fantomatico mercante. Ti conosco? Credo di sì. Come se le nostre vite si fossero incrociate. Un tempo ero un mercante. E sei morto per mano di un cane rabbioso. Io ti ho vendicato. Io ho l'anello di tuo padre. Grande Come può un Bayek. vivente stare nelle terre dei defunti? Oh, questo è un grande dono. Grazie, Vendicatore. Ah, best, devo solo dare un anello. Allora, andiamo a seguire l'altra missione. Facciamo il re dei re. Ah, ho la promessa di una sorella, che è anche un livello maggiore. C'ho la promessa di una sorella, mi ispira di più. Vediamo dove si trova, se è qua. Sì. Allora, 25 metri, quindi dovrebbe essere qua. Ah no, ok, sto tornando indietro, ok. Porca puttana, quanto è lento. Non posso prendermi il cavallo qua. Devo ritornare indietro, della fanculo, ok. Ecco, manco è entrato, l'ombra di un faraone è apparsa, la madò. Accendiamo un po' le luci qui. Che cacchio è? È un bug. Ma è bellissimo. Era bellissimo, dai. Un bug così quando lo ritrovi, dai. Allora, no, è dentro la tomba. Dove minchia devo andare? È per forza là, nel mondo dei morti di merda. No, perché mi dice di attraversare qui. Mappa del mondo non disponibile. Ok, a 59 metri. Luogo della missione Duat. Proviamo a fare un trasferimento nella tomba di tutta merda. Quel faraone bastardo. Ah, ok, infatti dovevo entrare proprio da questa tomba. Che è lo stesso percorso che abbiamo usato per affrontarlo, infatti. Isidora aveva l'Aton. Quando il nostro compito sarà concluso, riposerete di nuovo con il giovane re.
Ok. Hai chiamato i nostri nomi invano? Zitto, ma stai zitto! Hai onorato i sacri riti. I cazzi hai onorato. Gridato, ucciso nei templi. Dio, ma sto parlando sti morti di merda. Duat. Andiamo a parlare con questa promessa sposa. Devo restituire l'amuletto al fratello di Arraia. Le preda il tesoro sotto questo scheletro. Siamo da questo posto di merda. La la la. Zitta. Tutti zitti, dovete stare. Eccola qua. Sei il fratello di Raya, Ranofer. Che nome di merda. Caso ti conoscevo in vita. Tua sorella ha fatto questo amuleto che ti è stato rubato in vita. Sono qui per ridartelo. Anubi ti ha fatto passare. L'offerta di mia sorella mi proteggerà persino qui. Non so cosa dire davanti a questo dono. Sii felice e forte sotto la luce radiosa, Ranofer. No, no, ti deve succhiare il cazzo. Ok, io sto facendo missioni e sto dando roba a gente. Queste sono le missioni. Una bambina senza madre. Facciamo questo che è a livello 52 magari. 400 metri d'acqua. Voglio vedere se un attimo è a Tebe, ok. Quindi usciamo dal mondo della Duat. Che missioni di merda. La 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 la. No, devo proprio uscire. Trova lo stratega e assassinalo. Andiamo a assassinare il Shikamaru. È la madonna, 2000 metri. Che cazzo è? Ok, io direi di fare un viaggio rapido. Yebu. Però a Yebu non c'ho viaggi rapidi. Più vicino, Qua. Ah sì. Catapultato in un cazzo di zoo. Volessi addomesticarli, no? Come minchia si faceva? Cosa? Muori! Che cazzo fai? Doma. Ora è mio. Formiamo un muro. Fermatevi. Che cazzo fate? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Datemi tempo. Che cazzo fai? Ti ammazzo la mamma, figlio di puttana. Ok raga, un cazzo di coccodrillo. Cioè di leone. Minchia, non so manco riconoscere gli animali. Allora. Ah, ma non può salire con me sul... Minchia, è leone. Oh, è lì là. Devi venire qua, Seguimi. Oh, bastardo. Bastardo. Allerta. Teniamo gli occhi aperti. Che cosa succede? Bastardo. Se io ti do, non mi devi seguire, capito? Pezzo di merda. Non dovresti essere qui. Tu non dovresti parlare, immagino. Ehi, cosa? Ehi, cosa? Coglione. Ehi. Sì, vi sto fottendo la barra. Wow. Brava, sì, lo ammazza di tu. Tanto c'è gli artigli di ferro. Allora, andiamo in questa isoletta di merda. Yebu, zona vietata. Per quale motivo? Quale cazzo di motivo? Io li ammazzo tutti in questo posto di merda. Ok, abbiamo localizzato qualche troia, non so. Facciamo un giretto, così non ci cagano il cazzo. Anzi no, facciamo razzia. Affanculo. Qui non sono gradito. Sì. Hai fatto male a venire qui. Sì. Ti chiamo così tante volte che manco nella Duat ti riconosco. Devi stare zitto, pezzo di merda. Dove cazzo stai andando? Dove cazzo stai andando, figlio di troia? Allora. Da quando l'Egitto è patria di una tale oppressione? L'Egitto è stato oppresso. Tu devi stare zitto, a prescindere. Cosa? Devi stare zitto anche tu.
cazzo dici cosa? Cosa? Ti uccido! Ma cosa cazzo vuoi fare? Cosa vuoi fare? Che c'hai quello scudino di merda? Ma prima molto mi diverto con te. Sei durato pochissimo, brutta merda. Allora, andiamo dove cazzo dobbiamo andare? Madonna, ho visto... Minchia, ma fatemi una vita. Poi il bello è che si credono anche forti. Brutto pezzo di merda. Bene, ce l'ho a tiro. Stai zitto. Stai zitto. Che puoi solo succhiarmelo. Che puoi solo succhiarmelo. Stai zitto. È bello, bello questo bug. Bellissimo. Madonna, se mi prendi il bug e ti ammazzo. Che belle queste spade, belle. Minchia. Allora, trova il stratega. L'ho assassinato. Infermiamo l'uccisione. Ma sei un pezzo di merda. Ma sei un pezzo di merda. Stai giù come le merde. Ok, perfetto. Dell'Egitto. E sono il computer, ragazzi. Signore di Tebe, bello questo bastone. Da ficcare tutto su per il culo. Il re dei re. Facciamo questo che è anche abbastanza vicino. Tipo una barchetta di merda. No? No. Cos'è quello? Una giara di merda. Sembrava un ippopotamo del cazzo. Allora. Andiamo a parlare con Taemet. Ah, è quella che giocava a dadi, mi sa, no? Vediamo che dice. Ok, missione principale. Guarda un po' qui e dimmi cosa vedi. Tette. Vedo te, esattamente dove ti ho lasciata. A cercare vecchi papiri e perdere tutti i tuoi averi ai dadi. Esatto. La conoscenza non è sempre saggezza, Bayek. Lo sai chi era Ramsete II, sì? Eh? Il grande faraone, padre di centinaia di figli. Di cazzi. Lui è il faraone risorto. Come lo sai? Semplice, è scritto qui. Strano, perché sembra vecchio di 1000 anni. Un grande re dall'anima frammentata. Non dice perché è qui. Per vendetta? O ha delle faccende in sospeso? Come tutti noi. Aspetta, Bayek. Fammi finire prima di farti uccidere. No, ma... Il nome del faraone. L'ombra del faraone. L'antico rituale è tutto qui. Affascinante. Se è come gli altri, so già cosa devo fare. Ma mi serve quella pergamena. Certamente. Quindi... Parliamo del mio onorario? Oppure potresti darmela per pura bontà d'animo. Ah, a meno che tu non abbia già perso il suo valore giocando ai dadi. Prendila, te la regalo. Ah. Che ra ti assista, Bayek. Certo che un paio di dracme gliele potevi dare, zecco di merda. Allora, nel tempo... Lib del faraone, il suo Sheut e il suo Ren. È così che potrò placare il grande Ramsete. Ok, ci serviva proprio. Quindi questa è quella successiva. Ok. Bene ragazzi, io direi di finire qua questo video e ci vediamo al prossimo alla ricerca delle pergamene per Ramsete. Ciao ragazzi!